Eravamo rimasti pagina 17. Gli impressionisti e la cultura italiana di Gian Alberto Dell'Acqua. Come il titolo da Manet a Toulouse-Lautrec di per sé chiarisce, mostra che il Museo d'Arte di San Paolo generosamente ci invia nel 40° anniversario della sua fondazione non si limita all'ambito dell'impressionismo propriamente inteso. È infatti di comune conoscenza che questo si identifichi con l'attività svolta nel giro di pochi anni. All'incirca dal 1865 all'80, è in sostanziale accordo di intenti e di risultati da Monet, Renoir, Pissarro, Sisley. La visione impressionistica finì tuttavia col toccare Edouard Manet, che già con le sue antiaccademiche immagini di vita moderna aveva aperto la via ai pittori nuovi, stimolò per più di un aspetto il solitario Degas e soprattutto per suo tramite Toulouse-Lautrec. Condizionò inoltre in vario modo l'opera matura di Cézanne e quella tarda di Renoir, nonché la formazione di artisti giunti poi a esiti tanto diversi, quali i post-impressionisti Seurat, Gauguin, Van Gogh. Eppure ampiamente nota l'incomprensione a lungo dimostrata nei confronti degli impressionisti, con gravi conseguenze di ordine pratico, dalla critica ufficiale e dal pubblico borghese da essa guidato. Tale incomprensione è motivata essenzialmente dalla novità del loro linguaggio pittorico e non già da atteggiamenti di anticonformismo sociale, in verità inesistenti. Doveva in seguito essere riscattata da sempre più diffusi consensi, tanto che oggi quegli stessi pittori, dapprima trascurati o vilipesi, appartengono al novero degli artisti di tutti i tempi più universalmente amati. Non è dunque fuori luogo, scusate, cercare di chiarire le ragioni di un favore, di una popolarità che non accennano minimamente a declinare, come conferma il clamoroso successo di recenti rassegne monografiche o di gruppo e di selezioni inviate da musei stranieri. Una prima indicazione è stata fornita parecchi anni fa da Matteo Marangoni, scusate, nella sua forma Fortunatissimo Saper Vedere. A suo avviso, per la prima volta nella storia, con l'impressionismo, l'arte ha voluto scendere umilmente tra gli uomini per far parte di sé a tutti. Con un linguaggio semplice, immune da ogni ricerca di forma ornata, aderente alla vita moderna, tutto. Scusate. Tutte abbreviazioni, sottintesi, rapidità, immediatezza. Approfondendo il discorso si potrebbe osservare che l'impressionismo, mentre rappresenta una rivoluzionaria apertura alle vicende dell'arte contemporanea per il privilegio accordato all'atto soggettivo del vedere e la fiducia nell'autonoma possibilità espressiva della pittura, trattare il soggetto per il tono e non per il soggetto stesso. Per un altro verso, può considerarsi l'estremo punto di arrivo della linea maestra della pittura dell'Ottocento, del Romanticismo, da cui, pur nel rifiuto dei temi storici e letterari, veniva ripreso ed esaltato, in principio,
dalla soggettività e libertà di ogni vera espressione artistica al realismo, inteso con Courbet e i suoi affini a rendere l'elementarità, scusate, della natura direttamente appresa e spogliata di qualsiasi connotazione idealizzata. Nell'assumere a protagonista dei loro dipinti, senza alcuna preoccupazione scientifica, qui c'è scritto scientista, ma io preferisco dire scientifica. Qui c'è scritto scientistica. Il motivo è incessante vibrare della luce su qualcosa e inoltrarne ogni possibile conseguenza, pratica costante del plein air, abolizione del disegno del chiaroscuro, ombre colorate, libertà di tocco, rinuncia al pittoresco e rivalutazione dei più modesti motivi. Gli impressionisti proponevano una pittura antitradizionale, di sorprendente freschezza e vivacità, cromatica e tutta pervasa di panica gioia, pur capace di riflettere incomprensibile chiarezza di immagini il volto di una comune realtà. In effetti, dopo l'impressionismo, l'artista moderno non avrebbe più provato la felice l'illusione di poter esprimere il proprio mondo con gli aspetti stessi del mondo apparente, di cui una serie di crescenti difficoltà per il pubblico non iniziato, assai più facilmente attratto dagli impressionisti che non dalle deformazioni espressionistiche, dall'ermetismo dei primi quadri cubisti nei quali venivano negate le secolari convinzioni della visione prospettica, o dalla scomparsa della riconoscibilità degli oggetti nelle varie forme di arte astratta sino all'informale e oltre. Occorre riconoscere che in Italia l'interesse oggi più che mai vivo per la nouvelle peinture si è generalizzato solo in epoca relativamente recente, con un ritardo dovuto all'iniziale indifferenza di artisti, critici, operatori culturali. In un saggio premesso alla traduzione del libro fondamentale di John Reward, The History of Impressionism, nel 1946, Roberto Longhi ha fornito un preciso ragguaglio dei riflessi, dei mancati riflessi dell'impressionismo nel gusto degli italiani, dei non pochi dei nostri pittori che soggiornarono a Parigi dal 1860 tra, scusate, il 1860 e l'80, come i Lombardi Carcana e Mose Bianchi, il Toscano Signorini e il Romano Nino Costa. Nessuno sembra essersi veramente accorto degli impressionisti, salvo De Nittis, che grazie alla sua amicizia con Degas fu addirittura ammesso alla prima mostra del gruppo del 1974 presso il fotografo Nadar. E il veneto Federico Zandomenichi, giunto in quell'anno nella capitale francese, è unico degli italiani a stringere durevoli rapporti con i nuovi pittori, a lavorare con loro sul motif. Quanto ai referenti critici, scusate, quanto ai referti critici, Adriano Ciccioni non andò oltre l'apprezzamento di Courbet, ma che Signorini si limitò a ricordare nel Salone del 1973, Manet e Degas. Soltanto Diego Martelli, riconoscendo di non aver ben capito in un primo tempo la pittura dello stesso Manet, in una memorabile conferenza tenuta nel 79 a Livorno, rese piena giustizia a quel maestro e agli impressionisti veri e propri. Con rara acutezza, dobbiamo dividere in più parti questo video perché non finisce più questo cazzo di articolo. Dicevamo, con rara acutezza di analisi e di giudizio.